e vissero tutti felici e contenti. Ah, ma siete già qui? Comunque, quanto mi piace fare questi video in casa così posso stare in calze e nessuno si lamenta, giusto? Non vi state mica lamentando? Ah, ecco. Comunque, oggi siamo nella mia umile dimora, quindi benvenuti, perché voglio parlarvi di Huawei MatePad Paper, il primo tablet e-ink di Huawei. Ovviamente vi racconto tutto dopo la sigla. Vi ho spoilerato più volte sui miei social che cos'è Huawei MatePad Paper, ma sono sicura che qualcuno non avrà ancora ben chiaro di che cosa si tratti esattamente. Quindi facciamo un piccolo passettino indietro. Io non lo faccio, mi sono sdraiata sul divano, ma fate finta di averlo fatto. Da anni esistono gli ebook reader che usano la tecnologia e-ink per simulare carta e inchiostro. Qui la tecnologia è più o meno la stessa, ma con una differenza davvero molto importante. Non è solo un lettore di libri digitali, ma è proprio un tablet con una penna, l'accesso all'app gallery, le app per gli appunti, insomma, l'evoluzione del classico ebook reader. Questo però è il riassunto molto veloce. Adesso entriamo nei dettagli, come piace a me. E per questi dettagli farei quasi un cambio location. Dai, andiamo in un posto più serio. Oh, perfetto. Questo è l'ambiente professionale di cui avevo bisogno. Professionale più o meno. Comunque, questo MatePad Paper esteticamente è molto pulito e minimale ed è accompagnato da questa cover che vi permette di proteggerlo durante il trasporto. Abbiamo solo il tasto di accensione con lettore di impronte integrato, bilanciere del volume e il connettore USB-C per la ricarica. Ah, dimenticavo, ci sono anche 4 microfoni e 2 speaker. Il frame è in lega di alluminio e c'è grande attenzione al peso. Sono solo 360 grammi, quindi molto comodo da trasportare. Sulla parte frontale troviamo il display e-ink da 10,3 pollici, ovviamente con retroilluminazione. Potete regolarlo a mano o selezionare uno dei 2 preset presenti, giorno oppure notte. La luce però è sempre bianca, quindi non regolate mai la temperatura. Com'è? Beh, in realtà l'ho trovato ottimo per definizione e ampiezza. Leggete, fate tutto comodamente, visti i 10 e passa pollici. Sul fronte luminosità, bene ma non benissimo. Nel senso che i preset non mi hanno proprio entusiasmata tantissimo, ma la regolazione manuale è tutto sommato comoda e vi permette di adattarvi a qualsiasi situazione. La notte al buio forse avrei preferito una luce ancor più bassa, ma probabilmente dal punto di vista tecnico forse non si poteva fare. A bordo c'è anche una tecnologia che Huawei chiama Smart Refresh, con la frequenza di aggiornamento che si adatta al tipo di contenuto, quindi l'esperienza è più fluida rispetto a quella offerta dagli altri ebook reader in commercio. Sotto la scocca abbiamo il processore Huawei Kirin 820e, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Lo so che se paragonati a un tablet classico, queste caratteristiche potrebbero sembrarvi forse un po' pochine, ma per questo MatePad è una dotazione ampiamente sufficiente. Ci sono poi Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e tutto quello che serve. Per quanto riguarda gli accessori, in confezione trovate la cover e la M-Pencil, che è in pelle vegana, con una linguetta che permette l'aggancio magnetico della M-Pencil. È molto elegante e ben curata, tiene salda ancora di più la penna, ma non può fare da stand. Benissimo invece la penna, che funziona alla grande sull'app Note di Huawei, o Note. Tra l'altro ha un'ottima forma, un ottimo grip e non è pesante. Ha 4000 livelli di pressione, la latenza ridotta a 26 millisecondi, insomma davvero ben fatta, ma me l'aspettavo, visto che Huawei aveva già fatto un ottimo lavoro con la M-Pencil che accompagnava i suoi tablet classici. E voi direte, sì ma Fiona, ma come si comporta nella vita vera? Beh, chiamo subito la nostra inviata, Fiona con le ciabatte. A te la linea. Grazie Fiona con le scarpe, torniamo subito a Fiona con le calze. No, tutto finto, non preoccupate. Allora, situazione classica, sono qui a casa mia, nell'intimità del mio divano e mi metto a studiare, a leggere, a guardare un po' di documentari e ho l'abitudine di prendere appunti praticamente su tutto. Ovviamente questa volta al posto della carta ho provato a prendere appunti su questo Huawei MatePad Paper. L'app Note funziona davvero alla grande e l'ho usata per riassumere questo libro sul Giappone, riassunto e schematizzato, che è un libro sul Giappone molto difficile perché parla di urbanistica e architettura. Il feeling con la M-Pencil, devo essere sincera, è molto buono e in più avete free script, quindi posso trascrivere qualsiasi cosa e lui me la trasforma in un testo dattiloscritto, quindi dalla scrittura a manina a scrittura digitale.
Con la penna poi potete selezionare il testo, cancellarlo, eliminare oppure inserire degli spazi, così risparmiate un sacco di tempo per correggere o sistemare gli appunti. L'altra cosa dell'app Note è l'integrazione con le registrazioni vocali. Quindi potete registrare un appunto, una lezione, un'intervista senza trascriverlo o senza uscire dall'applicazione, risparmiando così tantissimo tempo. A funzionare benissimo, come in qualsiasi dispositivo mobile, ma è una novità per gli Ink, è la cosa di poter stampare i propri appunti wireless. E io casualmente ho qui il foglio in cui ho stampato un punto, cioè non è che ho fatto chissà cos'altro. Ecco, segnalo un piccolo l'app Note funziona da Dio, ma l'interazione tra la M Pencil e le altre app per gli appunti non made in Huawei, quindi tutto ciò che è app di terze parti, non mi ha particolarmente entusiasmato. C'è parecchio lag rispetto a Note ed è davvero un peccato. Ma parliamo di lettura, o meglio, non ve ne parlo io, ma ve ne parla la Fiona con gli occhiali tamarri e con le scarpe da trekking. Raccontaci tutto, Fiona, a te la legna, vabbè. Bene, vedo che mi state seguendo un pochettino in questa avventura. Prima sono stata a casa e adesso sono qui in Trentino, che è una meta che scelgo sempre più spesso per l'estate perché si sta proprio benissimo e io alla fine amo la montagna, anche se da piccola non l'ho mai scoperta. Ho deciso di portarmi a questo punto con me anche Huawei MatePad Paper perché sto riprendendo a leggere un po' di romanzi o comunque libri che non siano saggi e quindi posso trovarli molto più facilmente con gli ebook. Oddio, è volata la pen. Dicevo, con questo dispositivo che sto provando a raccontarvi durante questo video, mi sto accorgendo che non è un ebook reader, non è un tablet, ma è un ibrido davvero, davvero molto interessante. Sono entrata su i miei libri. In questo caso dalla home page basterà andare su libreria e poi stavo leggendo il libro di Bebe Vio e Have a Dream e l'ho aperto e si possono acquistare però anche altri libri direttamente dallo store di Huawei Books. Entro dentro e la cosa che mi piace di più in questo caso è quella di poter prendere degli appunti. Diciamo che questa è una via di mezzo tra un romanzo e un piccolo saggio, insomma racconta una storia molto di ispirazione, per cui se volete potete tranquillamente sottolineare qualcosa che magari vi ha incuriosito e poi prendere degli appunti e vi rendete subito conto di come è rapidissima la scrittura su carta, anzi su e-ink in questo caso. Per esempio, facciamo che mi abbia colpito particolarmente questa frase, quindi io ho iniziato a sognare quando ero piccola e non ho mai smesso. E diciamo che il sogno è una componente importante delle nostre vite e me lo appunto. Così, sogno. Vedete quindi come anche sugli ebook si può scrivere davvero con una sensazione di libertà, di pochissima latenza, vedete? È proprio come scrivere su carta, anche la punta, come interagisce la punta con questo display che è molto morbido, è davvero qualcosa di incredibile. Poi indubbiamente uno dei grossissimi pregi degli ebook reader o comunque dei dispositivi con e-ink è davvero la possibilità di leggere anche sotto al sole senza avere nessun tipo di riverbero o difficoltà di alcun genere. Sembra proprio carta. Questi sono i miei appunti invece. Ah, a proposito di appunti, c'è un'altra funzione che mi piace moltissimo. Basta fare così sulla parte esterna con la pennina e poi nota schermo diviso. In pochissimi secondi potete avere lo split screen, sulla sinistra tenere il vostro libro e sulla destra magari crearvi una nuova nota sugli appunti, con gli appunti di quello che volete annotarvi. Quindi io scrivo, Bebe Vio libro e qua mi prendo tutti i miei appunti. Ricordati di sognare, che mi sembra già una cosa ottima da fare. Vedete come sia completamente indipendente il libro dagli appunti, in modo da avere la libertà davvero di potervi gestire il tutto come meglio preferite. Grazie Fiona con gli occhiali tamarri per il tuo preziosissimo più o meno contributo. Che altro possiamo aggiungere?
Beh, intanto vi segnalo che Huawei MatePad Paper supporta il cosiddetto super device, quindi può essere facilmente collegato ad un laptop Huawei e può comportarsi come una specie di schermo esterno aggiuntivo che, soprattutto con la visione dei documenti, potrebbe tornarvi molto utile. A disposizione poi abbiamo App Gallery per l'installazione di altre applicazioni. Per ora le app compatibili sono principalmente prodotti editoriali, tipo, che so, giornali, oppure app per gli appunti. E ultima cosa, giuro, poi traiamo le conclusioni. La batteria è da 3625 mAh e voi mi direte, sì, ma quanti minuti, ore, giorni, mesi dell'anno dura? È molto difficile da stabilire, perché dipende giustamente dall'uso che ne fate. Huawei dichiara circa 30 giorni di autonomia in standby e 6 giorni di navigazione. Posso dirvi che per un uso normale, quello che ho fatto io con appunti, libri, una settimana mi è durato senza grandi difficoltà. Però, come vi dicevo, dipende tutto dal vostro utilizzo. Huawei MatePad Paper è in vendita a €499,90, prezzo che include la cover e la M Pencil con due puntine aggiuntive, il caricabatterie e il cavo USB, USB-C, oltre al tablet e-ink ovviamente. Ma a chi caspiterina è dedicato? Penso sia una buona soluzione per i professionisti e gli studenti. Diciamo per coloro che vogliono esplorare nuove opzioni in termini di produttività. Nuove opzioni perché ovviamente potete fare questa cosa anche con altri device, ma qui avete il plus di avere un feeling molto simile a quello della carta e della penna, senza rinunciare al vantaggio della digitalizzazione. E poi penso sia ottimo anche per coloro che leggono e consultano molti libri, documenti e materiali, soprattutto se volete contare su una maggiore autonomia e su un sistema che stressa molto, molto meno la vostra vista e che crea meno possibilità di distrazioni. Questo perlomeno è stato per me. Non essendo fatto per consultare Instagram, Facebook, YouTube o Netflix o cose così, non verrete portati alla tentazione. Insomma, un dispositivo davvero pro concentrazione. Tenete conto inoltre che è una prima generazione, quindi con qualche difetto e qualche limite, ma penso che Huawei abbia alzato un po' l'asticella degli ebook reader e dei display e-ink per gli appunti. Ok, direi che vi ho detto tutto quello che dovete sapere su Huawei MatePad Paper. Se avete dubbi, domande, perplessità, problemi d'amore, dubbi esistenziali, potete lasciare un commento e la Gherica vi risponderà. Tanto non c'è, non si può lamentare, quindi sono sicura che risponderà lei per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!